Salve a tutti ragazzi, giovedì OP TNBT sono qui. Bene, parliamo del 786. Oggi lo voglio fare in maniera un po' diversa dal solito, non mi sono preparato scalette, voglio proprio analizzare il capitolo leggendolo passo passo insieme a voi. Prima di tutto però, siccome è un video particolare, voglio ringraziare lo sponsor. Oggi mi è arrivata una maglietta in regalo e oggi ve la voglio far vedere, quindi vedete, qui c'è lo stendardo. Ieri si è giocata la Champions League, la Juventus ha vinto, ma io sono fedele all'Atletico Pannocchi. Come vedete, qui c'è lo sponsor, sponsored by Fratelli Mobilificio di Fratelli Quaglia, Bonavigo, Verona. Vedete, qui c'è anche dietro Atletico Pannocchi e TNBT rappresenta. Quindi un saluto ai ragazzi che mi hanno fatto questo regalo e mi hanno inviato la maglietta della loro squadra. Forza Atletico Pannocchi, metto in vista il logo. Allora, parlando del capitolo, cosa dire di questo capitolo? 786. Mi è piaciuto? Meh, insomma, fino a un certo punto. Adesso ci arriviamo. Si tratta di un capitolo abbastanza prevedibile sotto certi aspetti. Ovviamente, erano in pochi, per fortuna dico, i nabbi che credevano che Doflamingo fosse messo KO. Era praticamente palese che Doflamingo fosse ancora vivo, ma non solo che fosse vivo, che fosse ancora in grado di combattere, ma al di là di questo, magari qualcuno si aspettava che in questo capitolo sarebbe successo qualcosa di più, nel senso che magari, si poteva già vedere una rivincita, tra virgolette, di Doflamingo che restituiva qualche cazzotto a Rufy. Questo non è avvenuto ed è una delle cose forse che non mi sono piaciute, ma sono state appunto funzionali alla trama, perché abbiamo avuto, diciamo, l'ennesimo contributo, diciamo, alla saga da parte dei personaggi secondari e terziari. In questo caso più terziari che secondari, quindi intitolando proprio il capitolo a Guts, cioè al presentatore del Colosseo, Oda ha voluto dare qualche secondo di gloria a questi personaggi. Tra l'altro vediamo il mitico Meadows, che secondo alcuni praticamente dovrebbe essere Kaido travestito, quindi chissà che nel prossimo capitolo non vedremo Meadows togliersi la parrucca e mazzolare tutti. Magari, dico io, sarebbe forse a questo punto, per come sta gestendo lo scontro Oda, forse sarebbe veramente un qualcosa in più. Ecco, lo scontro sinceramente è abbastanza deludente, tra Rufy e Doflamingo, non solo perché appunto, magari, non dico tanto per il Gerfort, che personalmente non mi è dispiaciuto, anche se come contraccolpo 10 minuti secondo me sono troppi come effetto collaterale. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo che riuscisse a controllare meglio il Gearfort. Ho capito che Oda deve mettere un po' di pathos e quindi deve far sembrare la cosa incerta fino alla fine, però così sinceramente mi sembra un po' una cavolata, nel senso 10 minuti sono parecchi, in uno scontro da soli probabilmente Luffy sarebbe stato ucciso da Doflamingo. Non è come ai tempi di Alabba di Enies Lobby, dove con il Gear Third magari c'erano quei 20-30 secondi. Qui 10 minuti, cavolo, è un lasso di tempo abbastanza considerevole. Considerato poi che Rufy prima ha perso tempo, tra virgolette, quando avrebbe potuto dare il colpo di grazia anche lui a Doflamingo. Quindi è uno scontro, non dico gestito male, ma sicuramente tutte le cose che sta mettendo in mezzo, quindi questi tempi di recupero, sono tutti funzionali a incasinare ancora di più la situazione quando secondo me non c'era bisogno. Ecco, già non ho gradito l'intervento di Law con il Gamma Knife. In più, non capisco come per 10 minuti questi soldatini possano impensierire Doflamingo. Adesso vedremo se Oda magari ci farà ricredere. E questa, diciamo, è la parte relativa allo scontro. In più, prima di parlare di Barges, sul quale ci arriviamo, voglio dire che a me personalmente non sta piacendo neanche la gestione proprio di Doflamingo in sé come cattivo. In questo capitolo 786 cosa vediamo? Vediamo un Doflamingo praticamente inespressivo, cioè sembra, io ero quasi convinto, vi dico la verità, quando ho visto l'inquadratura, che si trattasse di una marionetta, cioè ho quasi pensato, oddio, adesso Rufy finora ha colpito il clone, no, per carità, cioè sarebbe stata una scelta pessima. Però per come lo sta gestendo, per come lo sta caratterizzando, veramente Doflamingo sembra un manichino capace solamente di far diventare cupo il volto, di inscurirsi gli occhiali, insomma di fare un po' le pose da figo, il ghigno alla Joker, diciamo, e finisce là. Cioè lo trovo veramente un personaggio abbastanza piatto. Non so se è questa una
una scelta di Oda di gestirlo così male per quanto mi riguarda, però sinceramente come personaggio non mi piace, non mi sta piacendo come lo sta gestendo. Mi sarei aspettato magari un discorso, magari un non so se arriverà nei prossimi capitoli, un altro mini flashback su di lui, qualcosa per dargli una caratterizzazione un po' più forte, perché così veramente sembra una specie di Terminator, un soldato che si rialza dopo aver preso i colpi, con sempre la stessa espressione, sempre la stessa faccia, e personalmente mi sta un pochino stufando questa cosa. Spero, anche se sembra difficile, che lo scontro possa decollare nel finale, per adesso non è che mi sta entusiasmando molto. Ecco, a parte questo, cosa vediamo? Jesus Barges, che copia, tra virgolette, il Pound Man di Ruffy, quindi anche lui, essendo fisicamente simile a Ruffy in Gerford, scende di culo praticamente dalla cima del palazzo, e niente, sembra intenzionato a prendere il frutto di Ruffy. Ora, ho sentito gente dire: ah, il frutto di Ruffy è il frutto perfetto, Barbanera sa del risveglio di Ruffy, Barge sarà lì per Ruffy, bla, eccetera, eccetera. Ecco, io non penso sia così, è semplicemente Barges sa che Ruffy è fruttato. Comunque un frutto del diavolo in più può sempre far gola, e quindi, vedendolo in condizioni critiche, si precipita per fare lo sciacallo, tra virgolette, cosa che tra l'altro a me non stupisce e ci sta alla grande, visto che comunque la ciurma di Barbanera anche a Marineford ha agito così. Quindi non starei a farmi troppi viaggi sul potere del frutto di Ruffy, del risveglio, che probabilmente a questo punto, io credo vedremo da qui alla fine del manga. Anche questa è una cosa che, per adesso mi lascia un pochettino scettico. Non so immaginarmi bene palazzi di gomma che si afflosciano. Insomma, io spero che ci siano diverse modalità del risveglio, non sia solamente quello che abbiamo visto finora, perché sennò sarebbe un'altra piccola delusione per quanto mi riguarda. Quindi, spero che non ci sia nulla di tutto questo nel discorso di Burgess, ma semplicemente il discorso di un approfittatore che, vedendo una situazione favorevole, decide di, appunto, di presentarsi lì e di attaccare in quel momento. Tra l'altro, ecco, lo vediamo con quella spada alla fine, cosa che mi fa abbastanza rabbrividire, vedendo comunque Burgess come un lottatore corpo a corpo, non ce lo so vedere con il coltello, insomma. Detto questo, niente, non è successo nulla di che, se non appunto il prevedibile e, se vogliamo, quasi banale intervento di Sabo, che, come avevo detto non solo io, tanti capitoli fa, se la vede con Barges. E meno male, dico io, nel senso che c'è chi si auspica un intervento di Sabo contro Doflamingo adesso che Ruffy è in difficoltà. Io ovviamente spero di no. Spero che Barges e Sabo facciano uno scontro, non dico all'ultimo sangue, ma perlomeno non come lo scontro che ha avuto Sabo con Fujitora, o come lo scontro che ha avuto Sabo nel Colosseo, cioè scontri praticamente inutili, messi lì solamente per far vedere due vignette fighe. Io ci spero ancora che Oda decida di farci vedere uno scontro fatto per bene a Dressrosa, cosa che finora è avvenuta solo in parte con Diamante versus Kiros, che comunque mi è piaciuto, ma non è stato anche lì eccezionale. Però io ho ancora fiducia, quindi voglio sperare che Sabo e Barges se le diano almeno per un paio di capitoli di santa ragione, o comunque che non sia l'ennesima scaramuccia inutile. E spero ovviamente anche che Sabo e nessun altro pezzo grosso vada contro Doflamingo, perché anche qui la cosa non mi piacerebbe. Se Oda ha cercato magari in questa saga di cambiare un pochettino gli schemi, in parte, e secondo me questo esperimento non è riuscito alla perfezione. È vero, poi magari si dice che One Piece è ripetitivo, ma io preferisco quando una cosa viene ripetuta, però fatta in modo giusto, piuttosto che una sperimentazione magari che non porta buoni frutti. Fino adesso devo dire che il pathos di Dressrosa almeno non mi sembra paragonabile a quello di altre saghe. Non voglio dire che Dressrosa sia il peggio del peggio, assolutamente no. Secondo me è ai livelli di una Skypiea. Però ecco, per il mio gusto personale, Alabasta e Nislobby sono ancora superiori sia a Skypiea che a Dressrosa, che più o meno sono allo stesso livello. Sono ovviamente diverse, simili per molti aspetti, come forse dirò in un video speciale, tutto su Dressrosa quando sarà finita. Però ecco,
capitolo, diciamo così così, non brutto, ma neanche eccezionale. Quello che io mi aspetto dai prossimi capitoli, quello che spero è di vedere innanzitutto uno scontro finale uno contro uno, per cui non voglio vedere pezzi grossi andare contro Doflamingo. Magari sì, i gladiatori, ok, ci stanno, li voglio vedere spazzati via da Doflamingo velocemente, per vedere poi un uno contro uno di Rufy, che a questo punto io spero non ricorrerà di nuovo al GR Fort. Il GR Fort mi è piaciuto graficamente, ma dei limiti evidenti, dei limiti di durata, dei limiti anche un pochettino di gestione, perché vedere comunque una specie di palla che rimbalza e non riesce neanche a fermarsi non è proprio il massimo. Ecco, io spero che nei 2 anni Rufy abbia sviluppato anche qualcosa di meglio. Da segnalare anche la forte similitudine che c'è stata in questo capitolo con Dragon Ball, cioè Rufy che deve caricarsi 10 minuti mentre gli altri tengono calmo Doflamingo, mi ha ricordato troppo palesemente Goku Super Saiyan 3 e appunto contro Kid Buu che deve ricaricarsi e poi alla fine non ce la fa, appunto, mentre Vegeta tenta il tutto per tutto distraendo qualche minuto Majin Buu. Ecco, è una cosa che mi ha ricordato in maniera troppo quasi palese Dragon Ball. Ora ci sta che Oda si ispiri molto all'opera di Toriyama, però in questi casi si arriva veramente quasi al plagio narrativo. Comunque, voglio vedere il prossimo capitolo per giudicare meglio, aspetteremo di vederlo. Fatemi sapere le vostre impressioni su questo capitolo, se vi è piaciuto o meno, se siete d'accordo o meno con quello che ho detto. Iscrivetevi al canale, alla mia pagina Facebook, The Name Before Tokyo, sempre sotto in descrizione. Ovviamente io ringrazio l'Atletico Pannocchie per questo regalo e in bocca al lupo per il campionato OP, sempre OP ragazzi, e al prossimo video commento. Bless!